Ricette e la prova del cuoco. Luisanna Messeri prepara la torta Melba. Luisanna Messeri ha preparato oggi alla prova del cuoco la torta Melba. Il dessert pensato dalla cuoca toscana nel cooking show di RAI1 è stato ispirato a un dolce dell'Ottocento preparato da August Escoffier per il soprano Nelly e Melba. Il dessert presenta una base di pasta frolla, un morbido ripieno e una copertura golosa. Oltre al dolce della Messeri, anche Anna Moroni e Gabriele Bonci sono stati protagonisti dell'appuntamento del giovedì della prova del cuoco, regalando ricette fresche e originali. Gli ingredienti necessari per preparare la base della torta Melba sono 100 g di burro, 170 g di farina, 60 g di zucchero, la scorza di un limone, 1 tuorlo, 1 pizzico di sale e 2 cucchiai di acqua. Per il ripieno occorrono 750 g di pesche sciroppate, 60 g di farina di mandorle, 300 g di formaggio spalmabile, 90 ml di panna acida, 80 g di zucchero semolato, 3 uova e 1 cucchiaino di scorza di limone. Per decorare la torta servono menta, zucchero a velo e lamponi. La prova del cuoco, ricetta dolce 19 aprile. La torta Melba è il dolce proposto oggi, 19 aprile, alla prova del cuoco da Luisanna Messeri. È stato la torta Melba. Per preparare il dessert iniziare con la pasta frolla. In una ciotola unire il burro, la farina, il tuorlo, lo zucchero, la scorza di limone, il sale e l'acqua. Amalgamare bene tutti gli ingredienti, stendere la pasta e foderare una tortiera. Tagliare i bordi in eccesso e bucherellare la superficie con una forchetta. Adagiare sulla frolla un disco di carta da forno e versare sopra dei ceci o fagioli. Cuocere a 180 gradi per circa 10 minuti. Togliere poi i legumi e cuocere altri 10 minuti. Lasciare raffreddare e spennellare con l'albume. Nel frattempo preparare il ripieno. Unire la farina di mandorle con 1 cucchiaio di zucchero. Versare il composto sulla frolla, e poi fare uno strato con le pesche. In una ciotola unire lo zucchero, il formaggio, la panna e i tuorli. Aggiungere poi gli albumi montati a neve. Versare il composto sulla torta e infornare a 180 gradi per circa un'ora e un quarto. Luisanna Messeri ha suggerito di coprire la torta con la carta stagnola dopo 40 minuti se diventa troppo colorita. Infine decorare il dessert con lo zucchero a velo, i lamponi e le foglie di menta. In alternativa al dolce di oggi ecco la ricetta della brioche ricciolina di Natalia Cattelani di ieri.